Consigliere Pettinari, ennesimo episodio intimidatorio al ferro di cavallo. Lei nei mesi scorsi aveva sollecitato maggiori controlli. E adesso? Sì, allora ricordiamo che l'episodio di ieri, cioè ieri notte, hanno sfondato i vetri di una macchina di un cittadino onesto per bene nel ferro di cavallo, segue all'episodio di 6-7 mesi fa, quando incendiarono la macchina di un'altra brava persona. Tutti cittadini onesti, tutte persone che hanno sempre combattuto a testa alta e con la schiena dritta contro i delinquenti e i criminali, e questa è la risposta. Allora, in quel quartiere un inferno, i cittadini onesti non possono più vivere, quindi io dico, ma sono stanco di ripeterlo, si proceda immediatamente a cacciare gli occupanti abusivi che sfondano le case, criminali, pregiudicati, che delinquono ed esercitano violenza in quel quartiere. Non è più possibile. E ricordiamo, la competenza esclusiva dettata dalla legge regionale 96-96 è in capo al comune e alla regione. Cioè la legge dice che il sindaco deve emanare i provvedimenti di decadenza per tutti coloro che occupano abusivamente, spacciano droga all'interno delle case popolari, hanno macchine parcheggiate addirittura da 80.000 euro sotto casa, sottraggono le case popolari ai cittadini onesti che sono in graduatoria, e ce ne sono centinaia e centinaia che stanno aspettando di ricevere una casa e non possono riceverla perché i delinquenti sono all'interno delle case popolari, e rubano corrente elettrica, gas ed acqua, perché si collegano abusivamente alle utenze, privando i cittadini onesti, mettendolo a carico dei cittadini onesti. Questo non è più possibile. Allora si sta pagando un prezzo troppo alto. Prima o poi ci potrebbe riscappare il nuovo morto, perché lì sono state anche ammazzate delle persone. Basta, la politica si metta una mano sulla coscienza, ma mi faccia fare per una volta una polemica politica. Non la faccio mai, mi hanno accusato di fare demagogia. Io veramente sono quasi schifato da questa affermazione. Io faccio demagogia, io sto vicino alla gente che viene ogni giorno colpita a sangue, possiamo dire, non demagogia. Andassero anche loro a fare questo, se si chiama demagogia questo, ben venga la demagogia. Io starò sempre accanto a questi cittadini, abbandonati da tutte le istituzioni.